Volevo parlare in questa trasmissione del libro intitolato L'ospite di Margherita Nami. L'ospite è una biografia romanzata della vita di Mengele. Io credo che la letteratura fornisca non tantissime soddisfazioni, se non a pochi autori bravi e fortunati. E il poter vincere un premio letterario dove hanno partecipato più di 500 persone, arrivare primo e arrivare alla pubblicazione, e poi attraverso questo libro andare nella selezione del premio Strega, vuol dire alcune cose. Primo che si è bravi, ovviamente, e poi che forse i premi letterari servono anche per aprire la strada a autori di talento. La ragazza in questione, l'autrice del libro, è una ragazza di Roma di 20 anni, una persona solare che si è comunque immedesimata nel periodo della sua scrittura con un personaggio carico di ombre, carico di episodi letali e drammatici. Io non distingo mai, non faccio una dicotomia fra giovani e anziani, perché secondo me è solo una questione formale. Chi è bravo da giovane lo è anche da anziano, chi è bravo da anziano lo è anche da giovane e viceversa. Quindi ci sono i giovani bravi, ci sono i giovani con talento letterario o altri talenti, e lo stesso succede alle persone più anziane che magari scoprono in tarda età un talento che prima non avevano mai esercitato. Quindi il fatto che sia una ragazza di 20 anni mi colpisce soprattutto per la profondità del pensiero, la profondità della scrittura. In questo libro si trovano delle frasi, delle espressioni che hanno, a mio avviso, una profondità notevole. Ad esempio, dove lei dice che solo la morte dà l'immortalità, se uno ci pensa bene, è la verità, è solo quella, tu diventi immortale solo quando sei morto. Quindi, dicevamo che la letteratura ti consente di vivere più vite, mentre scrivi di un personaggio, tu ti immedesimi e vivi la sua vita. Ora, non so come abbia fatto Margherita nel periodo in cui ha scritto di Mengele, però so di un altro autore che scrisse una biografia di Mengele e disse che questo personaggio ti mangia dentro, ti uccide dentro lentamente. In effetti, fu un personaggio estremamente scomodo, diciamo. Apparentemente, dalle descrizioni, era un uomo molto bello, un uomo molto affabile, a volte anche simpatico, poi in realtà si comportava come un mostro. Divenne capo di Auschwitz nel periodo in cui la soluzione finale voluta dai nazisti, voluta da Hitler, era al culmine, per cui lui usava a aspettare i deportati che arrivavano con il treno e ne decideva subito, istantaneamente, che una parte andava gasificata, cioè uccisa subito, e un'altra parte andava ai campi di lavoro e un'altra parte la teneva lui per i suoi esperimenti di orrore. Era tirato in modo particolare dai gemelli e dai nani, ma dai gemelli perché lui pensava di diventare, attraverso il nazismo, attraverso il fatto che poteva fare degli esperimenti sulle cavie umane, cosa che i fisiologi non riescono mai a fare, per fortuna, perché voleva arrivare a scoprire il segreto della clonazione. Ma perché questo? Perché sperava di clonare Hitler, le cellule di Hitler, e di creare in laboratorio centinaia di Hitler diversi. Per fortuna non è riuscito. Ma nel percorso di questo suo folle sogno, compì dei misfatti incredibili. Operava al cuore senza anestesia, iniettava, adesso dico solo alcune cose perché ce ne sono tantissime altre, le cose meno orribili, ma orribili anche queste ovviamente, ma
iniettava direttamente delle sostanze colorate nelle iride dei bambini perché voleva che gli occhi da blu, che gli occhi da neri o marrone diventassero blu, che erano indici della perfetta razza ariana. Un collaboratore racconta che nel suo studio aveva enucleato le orbite di questi occhi e li teneva a mo' di trofei, ce n'erano centinaia. Ora apro una parentesi per dire che il termine che si usa oggi di negazionismo per indicare coloro che in questo periodo non la pensano come il pensiero dominante è veramente negativo sotto molti punti di vista, ma soprattutto perché pensando che il negazionismo veniva usato per indicare coloro che negavano la Shoah, negavano i campi di sterminio, negavano tutte queste aberrazioni, e a rapportarle al giorno d'oggi per indicare invece uno che non la pensa come te, è veramente da solo la misura di quello che è il nostro tempo. Nel 1945. Poi il libro segue tutta l'evoluzione della vita di Mengele. Nel 1945 poi Mengele fuggì dalla Germania, passò in Austria, arrivò in Italia e attraverso un passaporto falso fatto in un comune del Trentino riuscì a fuggire in Argentina. In Argentina rimase parecchio tempo e pare addirittura che riuscì a farsi una clinica privata. C'è anche da dire, parentesi, che la famiglia di Mengele è una famiglia estremamente ricca e quindi lo aiutò moltissimo in questo periodo della sua fuga. L'Argentina poi, sentendosi scoperto dai cacciatori nazisti, passò al Paraguay e poi in Brasile, in una piccola cittadina che si chiamava Cândido Godoy. Lui morì a 67 anni per un infarto di morte naturale mentre nuotava nelle acque dell'oceano. Il libro parla di tutto questo, ma io non voglio anticipare quello che c'è scritto proprio perché credo che la lettura affascinante e nel contempo molto veloce, perché uno che lo comincia a leggere e poi lo finisce. E lo finisce abbastanza velocemente, toglierei qualche cosa al fascino della lettura, appunto, dicendo troppe cose. Voglio solo sottolineare due aspetti che si evincono poi partendo dalla lettura di questo libro. Il primo aspetto è riferito alle razze, al termine razza. Le razze in realtà, come dicono i paleantropologi, non esistono, non sono mai esistite. La parola razza deriva dalla parola Arats, che era un allevamento di arabo di cavalli, e da lì venne la parola razza che fu usata dagli antropologi. Ma questa parola nell'Ottocento subì delle deviazioni e quindi si cominciò a parlare attraverso poi fantasiosi scritti di filosofi e scrittori vari, si cominciò a parlare di razze superiori e di razze inferiori. Nell'Ottocento questo veniva diciamo, usato, utilizzato per avere una giustificazione a quanto avvenne a livello di colonialismo, a livello di schiavismo. Poi nel Novecento si andò ancora peggio perché si parlò di razze inferiori e nacquero i momenti critici, i momenti letali, i momenti orribili del nazismo e di tutte queste aberrazioni. Voglio ricordare un altro aspetto per togliere un po' di colpevolizzazione agli antropologi, che è il Manifesto delle razze del 1938 in Italia, che fu un episodio veramente oscuro della nostra storia, fu firmato non solo da antropologi, ma anche da medici, scienziati vari. Poi voglio anche aggiungere un'altra cosa, che gli esperimenti di Mengele nei campi nazisti furono orripilanti, furono la rappresentazione dell'orrore. Tuttavia, nella storia della medicina, ci furono episodi altrettanto orripilanti che però vennero premiati col premio Nobel.
Mi riferisco al neurologo portoghese Moniz, che vinse il premio Nobel perché aveva inventato, aveva comunque perfezionato una tecnica veramente macabra, veramente tremenda, che viene chiamata lobotomia prefrontale. Consisteva nel sezionare le fibre della corteccia frontale del cervello, pensando che ciò portasse alla cura della schizofrenia e a calmare le persone agitate. Si introduceva un punteruolo a livello dell'orbita esterna dell'occhio, in questo punto, e con un martello lo si spingeva dentro la cavità cerebrale in modo da poter sezionare le due parti del cervello. Questa operazione fu praticata moltissimo in quegli anni lì, parliamo del 1960. Moniz vinse il premio Nobel e fu praticata anche alla sorella, che divenne famosa, fu praticata alla sorella di Kennedy, Bob Kennedy, Rosemary Kennedy, che secondo il padre era una ragazza un po' esuberante, e dopo quell'operazione rimase decerebrata per tutta la sua vita, per tutta la restante parte della sua vita, che fu poca. Per curiosità, Moniz subì la giusta punizione perché un paziente leggermente arrabbiato gli sparò e lo rese tetraplegico. Questo per dire che non... Che anche il campo della medicina ufficiale è percorsa da alcuni errori, diciamo così, chiamiamole così. Quindi io, se posso dare un consiglio di leggere questo libro. Fra l'altro, per dirne la validità, su Wikipedia sapete che c'è sempre una classifica di libri di consultazione, e l'ospite di Margherita Nani è uno di questi. Penso di aver esaurito il discorso. Consiglio appunto ancora, consiglio lettura, e per il momento faccio gli auguri a tutti quanti.